Ciao a tutti ragazzi, sono Aristi, sono tornato con questo nuovo video, oggi parto Nuclear, torniamo ancora su Black Ops 2, su Standoff in QG, dove è uscito uno spawn trap totalmente involontario. Ancora non ho tempo per portarvi il doppio Nuclear perché è tardissimo, ho dovuto fare un sacco di video, io un weekend sì, un weekend no, vado da mio padre. E questo è il weekend che è capitato, e quindi il sabato, sì scusatemi, il venerdì mi devo preparare i video per sabato, domenica. E perché no, anche lunedì, almeno poi non lo devo fare domenica tardi. E in più ho pure fatto un video per i GTF, un video della mia vacanza che mi ha davvero richiesto tantissimo tempo. Quindi sono qua tardissimo a commentare. Spero che mio fratello più grande non si svegli perché si lamenta quando faccio i commenti così tardi, giustamente. Comunque, è stato preso con la N su Standoff, come vi ho detto, è una specie di spawn trap, sì, chiamatelo come volete. Diciamo che su QG ci sono pochi spawn, e se uno vuole giocare bene, diciamo che dopo un po' che si gioca si capisce dove iniziano a spawnare più frequentemente i nemici e ci si mette d'accordo su dove stare. Noi non l'abbiamo fatto di proposito, questa qua è la prima partita su Standoff, poi quella dopo che abbiamo fatto di proposito non ci è uscito niente a nessuno. Idem quella su Express, dove ho fatto il doppio nuclear, era la prima partita di QG che io facevo in assoluto su Black Ops 2, comunque una delle prime. È uscito il doppio nuclear, ho filato il triplo e poi dopo quando abbiamo provato a rifare la stessa cosa non è uscito proprio niente, perché si vede che se forziamo troppo o comunque se lo facciamo spontaneamente siamo coinvolti psicologicamente in un modo diverso e non riusciamo più a fare niente, insomma queste stronzate qui. Comunque spero che non vi dispiaccia anche se fatto in questo modo, perché appunto è involontario purtroppo ragazzi, e meno male io direi. COD è un gioco di spawn. E anche se si gioca in solo bisogna conoscere gli spawn per giocare bene. Io gioco di spawn anche quando sono in solo, perché è così che bisogna giocare. Il trucco più semplice per riuscire a fare un nuclear o una cam, quello che volete, è giocare di spawn. Comunque, a breve o non so fra quanto riceverete una sorpresa. Sorpresa che magari per voi non sarà tanto emozionante, non quanto per me. Comunque adesso non voglio dirvi niente perché non so ancora tutto di preciso, e perché non so più che altro quanto manca perché riceva questa cosa. Comunque io spero che a voi faccia piacere, semplicemente perché fa piacere a me, ma tanto so che poi quando farò quel video usciranno delle rosicate assurde di tantissime persone. Comunque per questo adesso non mi va di parlarne, mi va piuttosto di dirvi una cosa sullo spawn trap, ovvero che su Advanced Warfare molti hanno detto che probabilmente lo spawn trap non ci sarà perché le mappe saranno enormi. Enormi per modo di dire, e hanno cercato di farli spawn in modo che non si possono chiudere. Io dico ragazzi, meglio, io faccio spawn trap perché tutti fanno spawn trap, perché i record vanno fatti spawn trap, perché lo spawn trap è più intrattenitivo, ma se non c'è questa alternativa, io sono felicissimo di giocare in gruppo senza per forza doverli chiudere. Questo è il mio pensiero, magari ci farò un commento di più lungo in futuro, visto che adesso il gameplay sta per finire. Spero che vi sia piaciuto, mi lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete ancora, passate alla pagina di Facebook. Niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti.